Pronto prova, quello lì. Bene. E niente, quindi Don Marcelino Brivio è venuto anche alcuni mesi fa a proporre durante una serata un argomento che è il dialogo. Penso che farà parte della proposta anche di stasera. Io lascio a lui la parola ricordando solo che fra le tante attività che ha proposto, diciamo attivato, attualmente si occupa, è il cappellano del carcere di Opera e si occupa della parrocchia di Opera. Ci dirà lui se e quanto questo ha a che fare con l'argomento di stasera. Buona serata a tutti, buon ascolto. Giancarlo, se posso non usarlo, meglio, però adesso non sono più donna. Ah, ecco. Allora bisogna proprio che faccio un po' fatica con i mezzi della tecnica da una parte e dall'altra, perché poi mi immagino che sto facendo qualche show. Va bene. Voglio iniziare anch'io questa sera con la parola con cui ha concluso Giancarlo, con la parola grazie. Grazie di questo invito, non è un grazie formale, lo dico subito perché, perché la vita nel suo dipanarsi, nel suo come dire, farsi presente a noi, da una parte e dall'altra nel nostro tentativo di parteciparci a questa vita, di prenderne parte, di prenderne un pezzetto. La vita è, per la mia esperienza, una sorta di cammino, una sorta di ricerca. E quindi da questo punto di vista, quando ci si deve muovere per mettere insieme dei pezzetti di vita come facciamo noi stasera, ciascuno si è mosso un po', non ci siamo trovati, ci siamo ritrovati, guarda chi arriva, ciao, ci siamo ritrovati, che c'eravamo come smarriti, allora un senso di gratitudine è proprio la prima cosa che sorge dal profondo del cuore. Perché appunto la realtà che io vado sperimentando, poi lo dirò magari in una forma un pochettino più compiuta dal punto di vista della riflessione, adesso lo butto lì proprio dal punto di vista più del cuore, di quello che mi sento, ritrovandomi un po' come, ritornando un pochettino come a casa propria. Da questo punto di vista è chiaro che un aspetto fondamentale di questo mistero grande a cui apparteniamo e del quale vogliamo un po' prendere parte è il fatto che lo si faccia. Concretamente lo si possa fare solo insieme, perlomeno a due a due, che è una realtà grande questa, perché vuol dire che ci riconsegna ad un atteggiamento di limite, ad un atteggiamento di, io dico sì, perché no, di umana povertà, per cui abbiamo proprio sempre bisogno di un altro, di un'altra, di altri, perché questo camminare nel sentiero, nel mistero della vita, possa essere per noi particolarmente arricchente. E allora ecco, la mia gratitudine nasce da questo dato di fatto, perché ho possibilità questa sera di fare un pezzetto del cammino della mia vita, alla ricerca di quella sapienza del cuore, di quel sapore dell'esistenza a cui tutti noi aneliamo, e stasera mi ha dato un'ulteriore possibilità di compiere un pezzo di questo cammino. E allora in questo senso credo che la gratitudine sia l'atteggiamento fondamentale questa sera per questo pezzo di cammino che possiamo fare insieme. Un pezzetto, perché a una certa ora si chiude, giusto? Non stiamo qua fino al termine della vita. Un pezzetto, ma in questo pezzetto, e questa è la dimensione fondamentale sulla quale vorrei un po' ritornare stasera, in questo pezzetto è un po'
racchiuso tutto il senso del nostro cammino. Questa credo che sia la scommessa che sta al di sotto di questa grande parola, condivisione, di questa altrettanto grande parola, educazione. La scommessa è questa, che in un pezzettino, in questa sera, o ci giochiamo tutto, o se no, di chiacchiere è pieno il mondo. Ecco, allora la scommessa è questa, uno viene qua e non è che ve la racconta così, oppure voi siete qua e non è che siamo qua così, certo. Poi dopo ciascuno di noi ha fatto il suo modo e c'è quello un pochettino più naif, ve la racconta così, però o uno è qua o se no è altrove. E noi sappiamo bene che uno degli aspetti radicali, degli attacchi radicali a questa dimensione fondamentale dell'esistenza che è la condivisione, è quello di riuscire a portare la gente altrove. Certo che ci stanno riuscendo benissimo, per amor del cielo, però anche l'altrove a un certo punto ha un termine e quindi poi bisogna essere ricondotti là dove si è, insomma. O, come dicevano i miei vecchi alunni quando insegnavo un pochettino e a volte lì fingevo di prendere un pochettino in giro, dopo un po' qualcuno molto acuto si accorge e dice: "Don, ma ci sei o ci fai?" Ecco, così insomma. Ecco, però questa sera c'ho proprio un forte senso, come sempre quando ho questo incontro, un grande senso di gratitudine, appunto perché ancora una volta mi è possibile fare un pezzettino di cammino dentro il mistero della vita. Questo mistero che ci ospita e che noi ospitiamo. Io mi sento ospitato qui, nel senso bello e grande, profondo del termine. Non perché c'è stata bella educazione, perché mi hanno portato a fare un assaggino di come si mangia bene in Emilia, perché domani magari riesco a fare quattro passi e vedo le bellezze. Anche questo, Ma questo dice, esprime questa grande realtà, che sono ospite, sono ospitato e da certi punti di vista, se voi non siete ospitati in me, la reciproca. Allora, e noi siamo ospitati in questo grande mistero che è il mistero della vita ed è credo la forza fondamentale che ci può permettere di riflettere questa sera su questa dimensione dell'esistenza che è la condivisione. E lo voglio fare con uno stile molto comunicativo, quindi non tanto una sorta di conferenza, ma butto là qualche provocazione che mi viene alla mente e poi dopo interagiamo un pochettino tra noi. Bene. Allora, una piccola premessa a questo titolo è quando il professore mi ha chiamato, ascolta, bisognerebbe fare una piccola riflessione, aiutarci a fare una piccola riflessione, educazione alla condivisione, e poi aggiunto, messo sotto, non so se dopo l'ha messo, però casomai ascolto, cosa c'era ancora, ascolto, dialogo, confronto. Questi li lasciamo un po' sullo sfondo, però le riprenderò. Educazione alla condivisione. Premessa è questa. A volte le parole parlano. A volte le parole non sono chiacchiere. Soprattutto parlano quando alludono a qualche cosa di più grande, quando fanno riferimento a qualcosa di non immediatamente afferrabile, quando fanno pensare, quando in un modo discreto ci dicono: guarda che c'è di più di quello che riusciamo ad esprimere. Ecco perché noi ammiriamo i poeti, le parole dei poeti parlano. A volte le parole parlano quando appunto non sono possesso, non sono definizione, non sono realtà che tendono ad espellere, guarda, definiscono, mettono i confini, ma quando
invece riescono ad essere una sorta di invocazione, sì, una sorta di balbettio che vorrebbe raggiungere qualche cosa di più grande di quello che siamo, di quello che sperimentiamo. Tanto è vero che parlano quelle parole al termine nelle quali noi diciamo: non sono riuscito ad esprimere tutto, c'è ancora qualcosa, volevo dire, ecco. Ed è bello, questo riferimento, perché io dico queste due parole di questa sera, educazione alla condivisione, parlano. Parlano perché sono una sorta di invocazione, sono una sorta di domanda, sono una sorta di dire: mettiamoci in cammino ancora, non sostiamo. E io vorrei questa sera appunto ascoltarle con voi, ascoltare questa invocazione che nasce da queste parole. E allora farò così, due brevissime parole su queste parole, e poi dopo leggo due brani della Bibbia che fanno riferimento a questo contenuto, gli do un tentativo di commento e vediamo un po' che cosa possiamo ricavarne. Bene, educare. Potete immaginare, qui ci sono tanti che hanno studiato, che studiano, che ancora studiano, quindi io sono una specie di piccolo nanettino ignorante da questo punto di vista. Ecco. E quindi non sto a dire tanto su questa parola. Dico solo questo. Educare vuol dire cavar fuori. Vuol dire che, in concreto, in ciascuno di noi c'è una sorta di segreto, dico io, di cosa che non si vede immediatamente, ma che è il cuore di ogni esistenza, ma che è la cosa più importante, che bisogna da certi punti di vista cavar fuori. Il cammino della vita, da certi punti di vista, è una sorta di cavar fuori da noi ciò per cui vale la pena vivere. Ciò che è seminato, che è dentro di noi. Allora, educazione vuol dire questo, che dentro di noi c'è una sorta di segreto, qualcosa che non è immediatamente visibile, ma lo è immediatamente. E questo segreto piano piano emerge, viene fuori. Educare alla condivisione. Di educare alla divisione non c'è particolare problema. Io sono qua, voi siete là, io sono dietro, io sono alto, l'altro è basso, io sono... La divisione è sotto i nostri occhi. Ma che questa divisione possa stare insieme, non solo e non tanto da un punto di vista esteriore, una sorta di, come dire, di compromesso più o meno storico, una sorta di, insomma, mettiamoci d'accordo, non romperci i piedi, non pestarci i piedi, ecco. Che questa realtà, che la divisione possa invece diventare condivisione, che si trasformi quindi questa sorta di divisione che è sotto gli occhi di tutti, si trasformi in una possibilità di accomunare, di trasformarsi in reciproco arricchimento, ahimè questa è la scommessa. E allora voi comprendete come questo è il cammino dell'educazione, educazione alla condivisione. Vuol dire che forse quel segreto che ci portiamo dentro di noi è proprio questo? Che in fondo, al profondo del cuore di ciascuno, c'è questa realtà che ci accomuna, che ci ospita e che tutti, chi in un modo, chi in un altro, ospitiamo, che è il mistero della vita.
Ecco, questo un po' credo sono i due estremi all'interno dei quali ci muoviamo. E allora quelle tre paroline che Giancarlo mi aveva suggerito, ascolto, dialogo, confronto, esprimono certamente gli atteggiamenti fondamentali della vita, quella vera, quella piena, che si dà solo a due appunto, sì, si dà solo condividendola. Tanti sono gli esempi, eh? Tanti sono gli esempi che ci vengono alla mente, in positivo e in negativo. Quando noi sperimentiamo qualche cosa di bello, di grande, questo sì che è vivere, fateci caso, c'è sempre dentro questo una sorta di armonia, di sinfonia con gli altri, con la natura, insomma, con l'altro da sé. E quando invece per noi la vita diventa incredibile, impossibile da vivere, c'è una sorta di ripiegamento che va dalla solitudine più esasperata, da questo punto di vista, nessuno mi capisce, dall'incomprensione. Ecco, allora, a questo livello credo che queste tre paroline suggerite da Giancarlo possano aiutarci a comprendere come, vero, questi sono gli atteggiamenti fondamentali per poter esprimere, per poter vivere, per poter gustare la sapienza del cuore, per poter assaporare fino in fondo questa realtà, la realtà della vita che è condivisione. Ascolto la prima parola, quanto ne abbiamo bisogno? Quanto ne abbiamo bisogno? È la parola fondamentale. In una società requisita dalla dinamica visiva, ottica, da una parte, o dalla dinamica del rumore dall'altra, se voi ci fate caso, l'attacco fondamentale è portato a questa dimensione dell'esistenza, alla capacità di ascolto, che non è un problema di Otorino, anche se appunto pare che me per primo da questo punto di vista ci siano qualche problema ulteriore. I decibel della media mi hanno un po' torturato da questo punto di vista. No, credo che sia importante recuperare questo, per cogliere come fondamentalmente questa dimensione ci permette di, questa dimensione dell'esistenza ci permette proprio di cogliere, di entrare in questo cammino di condivisione. Quando noi rimproveriamo i nostri ragazzetti, raccontiamo e diciamo questo non ascolta. E non è che lo mandiamo dall'Otorino, no, magari lo prendiamo con un calcio nel culo per far sentire qualcosa, ma sente però, cosa vogliamo dire quando non ascolta? Non entra in sintonia, ciò che dicono rappresenta nulla per lui e viceversa, e noi non ascoltiamo dai suoi vagiti, ai suoi urli, allora questa dimensione da coltivare per educarci alla condivisione è un aspetto fondamentale. Secondo suggerimento di Giancarlo, dialogo. Qui ci sono appunto i professori, dialogos, lo riprenderò, mi tocca perché. Dialogo vuol dire che tra di noi facciamo passare appunto non le chiacchiere, il tempo, i pareri, le posizioni, ma tra di noi circola il logos, la logica, banalizzo, cioè tra di noi circola il senso che noi diamo le cose, il senso che noi diamo le cose. Ecco la dimensione, l'altro passo per la dimensione della condivisione. Non ci raccontiamo barzellette, insomma. Cioè raccontiamo il grado di coinvolgimento nostro nella vita o il grado di accoglienza nostro della vita,
Che senso ha quello che facciamo? Quanto ci sto dentro in quello che facciamo? Che cosa rappresenta quello che facciamo? Allora scatta una dinamica veramente comunicativa, dialogica. Con te non c'è dialogo. Oggi non si può più dialogare. Così raccontano, non so, va bene. Credo che sì, sia vero, insomma. Che cosa vuol dire? Non che non ci si comprende, magari che ci si comprende anche troppo da certi punti di vista, ma che l'oggetto che entra in gioco, ahimè, non tocca il coinvolgimento nostro, e qua ci vuole forza, coraggio naturalmente, perché bisogna esporsi, ecco, il coinvolgimento nostro in ciò che facciamo, in ciò che pensiamo, in ciò che desideriamo, in ciò che sogniamo, in ciò che viviamo, in quella parte di accoglienza o di attenzione nei confronti dell'esistenza. E la terza parolina suggerita era quella del confronto. Importante anche questa. C'è una pagina bellissima della Bibbia, l'Origine, dove non è bene che l'uomo sia solo, vi ricordate? All'inizio, qui ci sono degli esperti biblici. No, però un po' di ricordi forse ci restano. La mitica creazione della donna. Qual è la grande intuizione di colui, secondo la tradizione biblica, che è condivisione e quindi è triste quando colui che è il suo, condividendo, non so come si dice, no? L'uomo non è a posto, non si trova a casa sua e intuisce che, virgolette, non gli manca qualcosa, ma che ha troppo, ma gli manca il tutto. È quel discorso iniziale che in un pezzettino c'è tutto, se no. E allora dice, non è una cosa buona che l'uomo sia solo. Guardate, questi non sono, è riflessione sull'esperienza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, noi oggi lo tradurremmo così, che un uomo solo al comando fa danno. Che va bene solo per Coppi quando era là, insomma, neanche per lui, perché la cosa più bella che ci ricordiamo è il mitico passaggio di Borraccia a due, quella è la vita. Allora, ritornando noi, lasciando perdere le mie fisime ciclistiche che dipendono da mio padre, suo nonno, allora, lasciando perdere questo, cosa voleva dire questa intuizione sapienziale di coloro che hanno messo per iscritto questa grossa riflessione? Voleva dire, e subito dopo c'è la creazione della donna, che sta fronte a lui, non con un atteggiamento di, virgolette, sfida, confronto. È solo così che nasce quella dinamica di condivisione, facendo ciascuno il proprio pezzo di fronte, confronto all'altro. Perché il tuo pezzo non è estraneo all'altro, perché nel tuo pezzo come nel suo pezzo c'è il tutto, questo è, o ci sei completamente o non ci sei. Quell'uomo che aveva in mano tutto non c'era completamente in nessuna cosa, non esisteva, non c'era, non ci stava, non è un bene che... Allora questo è un pochettino, diciamo così, l'avvio, lo sfondo di questa riflessione, quindi riprendendola brevemente. A volte le parole parlano, parlano quando alludono, quando rimandano, quando invocano un compimento, quando dicono diamoci una mano, quando non definiscono. Quanto desiderio di definire, dammi una definizione, ecco. Noi sappiamo che
il mistero della vita non è definibile. Allora, quando le parole parlano, e stasera appunto perché queste cose qua sono nate da un desiderio di comprendere meglio ciò per cui stiamo vivendo, parlano. Allora, educare alla condivisione, ascolto, dialogo, confronto, queste tre parole che aiutano a cavar fuori quel mistero che c'è in ciascuno di noi e che è questo: come l'essere diversi, divisi, ciascuno a casa propria, ciascuno a modo proprio, sia invece una modalità differente ma unitaria di partecipare, di ospitare il mistero della vita. E allora a questo punto leggo velocemente questi due brani, un pezzettino di questi due brani, dico due parole e poi magari avviamo un po' di riflessione. Sono due brani tolti da una tradizione biblica che un po' conoscete, il Vangelo di Giovanni e la lettera di Giovanni. Giovanni raccontano, poi adesso di questi tempi è andato un po' di moda per 20.000 motivi, non lo so, dalle varie cene di Leonardo, insomma, dalle varie cinema, questa roba. Comunque, ecco, dicono, la tradizione dice che l'autore di questi testi o il riferimento ultimo di questi testi abbia fatto una grossa esperienza di contatto, di condivisione, sia stato educato fortemente alla condivisione proprio dal fatto di aver passato un pezzo della sua esistenza insieme a Gesù di Nazaret e ad altri. Prendiamo la cosa per così com'è. Passato un bel po' di tempo, rimette per iscritto qualcosa di questa sua esperienza, costruendo un testo un po' più forbito, diciamo così, che risponde al Vangelo, e poi invece scrivendo delle lettere veloci. Allora, vi leggerei un pezzettino dell'inizio del Vangelo e poi un pezzettino di una di queste sue lettere. Un pezzettino dell'inizio del Vangelo dice così, forse un po' a mente lo avete, qualche volta vi sarà capitato di sentirlo, perché anche se non ci sono frequentazioni particolari, però un testo che dice così, ma gli occhiali sono qua, altro che vedere. In principio era il Verbo, che si dice logos, in greco dialogos, e il logos era presso Dio, e il logos era Dio, egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui è stato fatto niente di ciò che esiste. In lui era la vita era la luce degli uomini, la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno vinta. E va avanti. Venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di un uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Logos si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, noi abbiamo contemplato la sua gloria, che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Il mistero della vita, nessuno l'ha mai visto. Il Figlio, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che ce lo ha rivelato. Allora, prendiamo questa esperienza di Giovanni, quindi lasciamo sullo sfondo una dinamica esplicitamente credente. Prendiamo la comunicazione di un'esperienza. Dice questo tale: sono alla ricerca del senso della vita. Cammino, ho camminato tanto nei sentieri dell'esistenza. Ho cercato tanto. Mi sono imbattuto in uno che di per sé non si è presentato come la meta. Si è messo anche lui a cercare con me. Ha camminato anche lui con me e con tanti altri. Ha fatto il suo pezzo.
in lui ho visto come una sorta di apparizione di che cosa è il cuore dell'esistenza. Questo cuore dell'esistenza che cercavo, che mi attirava, che vedevo or qua or là, però non lo vedevo in pienezza, tante erano le tenebre. Questo cuore dell'esistenza l'ho intravisto in pienezza in questo tale, che non mi ha bloccato, non mi ha fermato, non mi ha detto adesso sei arrivato, ma mi ha detto camminiamo insieme. E la dinamica che abbiamo vissuto è stata quella di una reciproca accoglienza. Io stavo di casa nel suo cuore, lui stava di casa nel mio cuore. Sì, c'è stato un tentativo di dire, che palle queste, frottole, le tenebre, vedere, luce, abbiamo visto, le tenebre hanno cercato di dire, ma no, e le tenebre sono tante cose, per questo tale ultimamente è stato il potere ultimo della tenebra che è la morte, quando lui non vede più si dice, noi non vediamo più si dice, noi non lo vediamo più. Sarebbe bellissimo collegare questo, che è l'inizio, con la fine, quando c'è un incontro bellissimo tra questo tale e un'altra che ha fatto una vita di ricerca, Maria di Magdala, e vedere come l'incontro da questo punto di vista è un incontro folgorante, ma un incontro che rimanda ad un ulteriore cammino. Sarebbe bello, però stiamo a questo pezzo. Ecco, allora, da questo punto di vista, questo racconta questo tale, dice che il cuore dell'esistenza è qui, è apparso nella nostra vita. Traduco che la nostra vita è vera, la ghè, c'è, che vale la pena viverla. E questo è visibile, è ascoltabile, è confrontabile, è dialogabile. Dopo vedremo appunto questi come strumenti educativi, proprio perché da questo punto di vista è apparsa. Allora, l'esperienza che ci consegna quest'uomo, o coloro che hanno ascoltato quest'uomo e poi hanno cercato di mettere giù qualcosina, vedete che è un'esperienza fortemente allusiva. Sono parole che non definiscono, sono parole che rimandano, sono parole che alludono, sono parole che non buttano fuori nessuno, ma tendenzialmente tirano dentro. In che cosa? Nell'esistenza. Non dal punto di vista descrittivo, la cronaca, ma dal punto di vista di quello che c'è nel cuore di questa cronaca. Questo tale non ha racconto, sarebbe bellissimo leggere il suo Vangelo, è una meraviglia da questo punto di vista, paradossale, perché è quello che racconta meno di tutti di che cosa ha combinato Gesù da Nazareth, ma quando lo leggi dice c'è tutto, più di quegli altri raccontavano delle cosette magari, belli anche gli altri per amor del cielo, no, il mio mestiere non deve far fare differenza, no scherzo, ecco, però guardate la paradossalità, lui concentra tutto. Voi sapete che nella tradizione si racconta che Gesù abbia vissuto il suo ministero pubblico, no? Si è andato in giro per 3 anni. E lo ricaviamo da questo, che pure non aveva preoccupazioni di cronaca, Però raccontando il senso delle cose, credo che sia un'esperienza che tutti noi facciamo, Che quando tu comunichi il senso, il come ci sei stato in quel pezzo di vita che ti è dato, come ci sono stato oggi qui stasera con voi, intanto che racconti, saltano fuori delle robe incredibili, delle pennellatine di cose piccole, magari, di particolari, perché noi sappiamo che è a partire dai particolari che noi riusciamo a ricostruire il tutto, capiamo se ci siamo nelle cose, Se ci siamo nelle cose. Ecco, allora, da questo punto di vista, questo tale, questo ha voluto comunicare.
E per noi vuol dire che non è mai finita, appunto, no? Ma che il mistero grande che custodiamo dentro di noi è proprio questo, l'essere ospiti. La dinamica della condivisione si radica qui. Siamo tutti ospiti del mistero della vita. E se siamo capaci di ospitare dentro di noi il mistero della vita, ecco la condivisione. Ecco il fatto che la nostra divisione paradossale ci accomuna. Per fortuna che siamo diversi. Bellissimo questo. Un altro pezzettino, perché mi sto stufando, che la tiro lunga, sono un chiacchierone. Leggo un pezzettino di lettera, un altro degli aspetti di questo tale. Questo tale Giovanni, o chi per esso, naturalmente, chi per esso intendo dire che poi naturalmente queste cose uno dice, cacchio, hai visto quante cose belle ci ha raccontato? Mettiamole giù per iscrivere, che lascia de mure, sta morendo, quindi mettiamogli giù due robe. Allora, lettere. Lettere vuol dire che lui ha in mente delle persone precise, quindi non ha in mente l'universo. E anche qui, grande insegnamento. Vanno bene i grandi romanzi complessivi, Promessi Sposi, non so, adesso usciamo dall'ambito strettamente scolastico e prendiamo. Vanno bene, però che forza grande hanno le lettere. Lettere di condannati a morte dalla Resistenza. Lettere di Hetty Hillesum. Uno legge un pezzetto e dice, cazzo, qua c'è tutto. Lettere che ci scriviamo, adesso non lo so più se ci scriviamo le lettere, non sono più tanto pratico, io scrivo ancora. Lettere che mi scrivo con vecchi detenuti che sono stati da me, sono andati poi via. Pezzetti, dove il mondo sembra fuori, dove la vita sembra fuori, no? E invece raggiungono una radicalità di condivisione perché ci sono là, per quello lì, per quella là, per quel pezzetto lì, tutto. Perché se non ci siamo, appunto, se non ci siamo lì, non ci siamo da nessuna parte. Ecco. Allora a un certo punto lui ha tenuto opportuno anche questa espressione della parola, questo uso della parola. E in una di queste lettere dice... Carissimi, a un certo punto, dopo che ha, come dire, dopo che ha dovuto fare qualche rimproverino, non ho sentito dire che ti tutto come quando, ecco, vabbè. Allora dice, carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore viene da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito, quello là, il Logos, no? Perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma lui ha amato noi e ha mandato suo figlio. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Occhio qui, nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi. Cosa voleva dire questo tale? Con questa frase, insomma, con questo pezzetto, dentro in quel contesto lì. Voleva dire che la divisione, l'essere fronte, il non comunicare, era in giro, come oggi. E allora lui richiama i suoi amici a dire, ma ragazzi, guardate che questa non è vita. Guardate che questo non è il segreto dell'esistenza. Il segreto dell'esistenza è altro. Dio, in qualsiasi modo lo vogliamo chiamare, definire, questo è il cuore di ogni esistenza, è il mistero della vita. Allora lui dice che il mistero della vita è qui, è apparso. Ogni brandello di comunione, ogni brandello di condivisione è l'apparso
apparire di un raggio del mistero della vita. Questo è, dice, questo è. Ci sono tracce di questo mistero della vita, dice, dappertutto. Non a caso ho richiamato prima Eti Illesum. Qualcuno di voi avrà letto senz'altro questa autrice, se non l'avete letta riprendetela, no? Ebrea, campi di concentramento, lettere dove dice, qua, in questa roba qua, dice, qua c'è la vita. E a un certo punto, non particolarmente credente, tanto per intenderci, no? Ha detto in una sua lettera bellissima, io ho capito cosa devo fare. Dio, la vita, il mistero della vita in un ambito mortale, io devo difenderti nel mio cuore, devo dire che c'è una casetta per te sempre, questo noi umani dobbiamo fare, perché ho capito che tu sei la difesa dell'umano che c'è in ciascuno di noi. No. Ecco questo qua, io credo che qui si radichi il mistero della condivisione, che è poi il mistero della vita, e allora da questo punto di vista l'educazione a questa condivisione sono quelle tre parole suggerite, rilette, rivissute nella loro fondamentalità: ascolto, dialogo, confronto. Se noi oggi riuscissimo a riscoprire come strada queste tre parole, credo che potremmo ricostruire fortemente questa reciproca accoglienza del mistero della vita. Reciproca perché lo accogliamo in noi e ci lasciamo accogliere da lui. E questo possiamo farlo appunto solo appunto, insieme a due. Di questo io vi sono ancora una volta molto grato, perché mi avete dato questa opportunità di stare un pezzo di esistenza in modo così fortemente coinvolgente stasera con voi, e buona riflessione adesso per questo momento di dibattito. Ancora, scusatemi, Giancarlo prima ha accennato ad uno degli aspetti della mia esistenza che oggi mi prende di più, che è la mia presenza all'interno del carcere di Opera. Ecco, per esempio, che cosa mi ha dato come educazione alla condivisione questo brandello di esistenza che sto vivendo? Cerco di essere velocissimo. Il primo impatto è stato disastroso, perché naturalmente uno viene, come direbbero i francesi, da un cristianesimo un poco engagé, impegnato. No, io vengo, adesso, bisogna dare una mano, bisogna fare, bisogna forcare, brigare, non si può. Arriva in questo posto e dici, siamo ancora qua, cioè, siamo ancora a questi livelli. E allora, prima reazione è stata di dire, ragazzi, qua non c'è possibilità, bisogna far saltare il meccanismo. Dopo, piano piano, invece, dentro questa realtà, tu, traduco, questa realtà ospita brandelli di vita. Cosa vuoi far saltare? Sarà meglio mettersi dentro, sarà meglio condividere. E allora ecco la grande intuizione, il superamento del dentro fuori. Certo che io adesso sono qua e loro non possono essere qua, ma da questo punto di vista emblematico è stato, accennavo prima quando è venuto Cosimo a trovare, le ho portato in carcere, no? Da questo punto di vista è chiaro che tutti siamo un po' fuori e molto dentro. No? Molto dentro.
E quindi l'intuizione fondamentale è quando mi dicono: cos'è che ti sogneresti per il Cagliari? Guarda, io una cosa sola, o tutti fuori o tutti dentro, questo è il sogno. Che cosa vuol dire questo sogno? O tutti fuori o tutti dentro. Vuol dire che la dinamica della condivisione, dell'essere reciprocamente ospitali, meglio, dell'essere tutti ospitati e ospitare il mistero della vita, supera queste cose qua. Poi ci saranno i vari livelli giuridici, va bene, ecco. Però l'intuizione fondamentale è questa. Senza questa realizzi una comunità espulsiva, la comunità dei, non dico dei perfetti, però dei legali, e la comunità di chi infrange, no? Mentre invece da questo punto di vista noi sperimentiamo questo accomunare. Attenzione bene, che non vuol dire la negazione delle cose fatte, dei percorsi di vita, ma vuol dire la rilettura in profondità. Che cosa c'è in gioco? E allora tu recuperi fortemente il rapporto con quelle persone, soprattutto con quelle che c'erano quando facevano certe cose, e noi sappiamo che avremmo potuto farle anche noi. E fatichi quando delle persone, appunto, scappano dall'esistenza, non si sentono ospitati dall'esistenza, e naturalmente dicono che non c'erano proprio quella volta là, capito? E come non c'erano quella volta, non ci sono adesso, di là e di qua, Ecco. Allora, la dinamica fondamentale è quella di rompere quella sorta di divisione, condivisione, che ti permette non di dire siamo tutti uguali, no, non è proprio vero che io sono uguale. È appena arrivato Olindo, quello di Erba, tanto per, arriva sabato notte, domenica mattina sono già a rapporto, tanto per non fare nomi. Per cui una delle cose che per esempio io ho vissuto era che naturalmente quando c'è stato questo dramma, no, gli amici quelli un po' così, te ascolta, eri a Laulindo, te ascolta, è arrivato Laulindo, io dicevo no, almeno quello no, io dicevo no, almeno quello no, perché sai, Rina, Sandoka, Valanzasca, Stevanin, cioè li abbiamo tutti, così scherzosamente, no, ecco, ripeto proprio, allora dice no, quel no, e adesso è arrivato anche lui. Ma lo dico per dire come la dinamica fondamentale con cui tu stai dentro questo mistero della vita è la dinamica non espulsiva. Certo, la dinamica del confronto, da questo punto di vista sarà un po' drammatica. È drammatica, non si può far finta che. Però è chiaro che apparteniamo entrambi all'unica vicenda umana. E allora, per esempio, nella educazione alla condivisione, uno dei punti naturalmente è il mistero del male, tradotto poi nel concreto, perché dopo facciamo fatica a chiamarlo per quello che è, e allora dopo lo possiamo tradurre: la paura. Quanto di vita ci ruba la paura? Le balle, le frottole, la falsità, quanto di vita ci ruba la falsità? Eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. Però questo è l'impatto. Ecco, allora, ritornando e finendo, scusate, questo aspetto ho cercato un pochettino. Lì, diciamo così, è stato un po' per me una sorta di cartina di tornasole della mia educazione alla condivisione. Non è mai finita, appunto, come dicevo, però è chiaro che se tu non custodisci dentro di te l'umano che ci accomuna, non ce la farai neanche a custodirlo negli altri. Ecco, allora questo credo che sia la dinamica della condivisione fondamentale, per la quale ci vuole tanta educazione. Allora quelle tre paroline che avevi suggerito mi sembravano una buona strada per aiutarci in questo senso.
roba tutta seria. Sì, sì. Posso andare? Vai. Ma questo è troppo professionale. Siamo con Don Marcellino Brivio, cappellano del carcere di Opera, che stasera ha parlato dell'educazione alla condivisione. La prima domanda che ti volevo fare è: perché c'è bisogno di educare alla condivisione? Beh, credo perché oggi una delle realtà da certi punti di vista più richieste, più desiderate, più sognate, appunto, di accomunare esperienze, e dall'altra sono le cose più negate. C'è questo desiderio di definirci, di espellere, di tenere distanti, di darsi un'identità forte. Insomma. Per cui da questo punto di vista credo che un lavoro per cogliere un po' quelle realtà di fondo, di profondo del nostro cuore che ci accomunano, credo che sia proprio uno delle esigenze più forti, perlomeno, che io posso sperimentare. C'erano due parole chiave che un po' mi sono ritornate durante il suo intervento, che sono gratuità ed egoismo. Cioè, quanto conta la gratuità all'interno di un rapporto di condivisione? Perché comunque io mi dono all'altro e comunque metto qualcosa senza chiedere nulla in cambio, comunque senza esigere niente. E nel mondo di oggi, in cui tutto è mercificato, diventa difficile riuscire a porsi in una situazione di condivisione pura e semplice, chiaro, diciamo così. Chiaro. Sì, sì, ma credo che abbia detto tutto quello che c'è da dire. Cioè, la situazione non è delle più favorevoli, però insomma è un tempo come tanti altri tempi da questo punto di vista. È chiaro che all'interno della dinamica della condivisione, come cercavo di coglierla, come dimostrarla, insomma, come la dinamica che scaturisce dalla vita, da questa realtà, questo dato di fatto che noi siamo ospitati dal mistero dell'esistenza, lo ospitiamo dentro di noi, è chiaro che la dimensione più vera è quella della gratuità. Quando si usa questa parola, è chiaro che il riferimento fondamentale sembrerebbe allora all'economico, insomma, all'avere un ritorno, mentre invece proprio esprime il cuore, il segreto, la sapienza di ogni esistenza. Pensa all'esperienza dell'amore. Da questo punto di vista, nella sua veracità, è chiaro che assume proprio questa profonda caratteristica, è proprio un affidarsi alla gratuità reciproca, certo, ecco, però è chiaro, tant'è vero che se un accenno ti ricordi nella mia relazione ho fatto, è proprio che queste realtà sono vere proprio perché esprimono la nostra radicale povertà, per cui bisogna, la nostra bisognosità fondamentalmente, anche se poi bisognerebbe proprio un po' da questo punto di vista approfondire questo, però credo che sì. E si può definire l'egoismo come l'opposto della condivisione? Sì, anche se nella dinamica, diciamo così, nell'egoismo a volte la connotazione immediatamente morale non aiuta a fare una grossa chiarezza, è chiaro che sì, è l'opposto in quanto uno pensa, per usare un termine, un paragone usato spesso da Gesù, è che uno pensa di guadagnare l'esistenza, che vuol dire non guadagnare, di vivere in modo autentico, difendendosi, tenendosi un po' per sé e non invece facendo proprio dalla propria esistenza un dono gratuito. Allora da questo punto di vista è chiaro che è proprio la contrapposizione. Sì, questo sì. L'ultima domanda è: come si può insegnare, comunque, vivere la condivisione all'interno dell'esperienza del carcere? riconoscendo che innanzitutto che da una parte non si è carcerati, nel senso tecnico del termine, ma dall'altra siamo altre carcerazioni. No, riconoscere in sostanza un po' quello che dicevo, che la dimensione del mistero del male abita il cuore di ciascuno. Allora, se noi riusciamo a realizzare non una comunità di giusti che si contrappone alla comunità dei peccatori, ma riconosciamo il bisogno di salvezza per tutti, allora è chiaro che hai l'atteggiamento di fondo, che non è l'atteggiamento giudicante, ma anche se è un atteggiamento che sa indicare il male è male, il male fa male, il male lascia il segno, quindi da questo punto di vista non si può far finta che, da una parte, e dall'altra cogliere come dentro qua c'è una sorta di comunione proprio nel mistero del male, no? Non nel senso immediato di una immediata responsabilità da parte mia, no? Ma certo anch'io ho bisogno di uscire da questo carcere, da questa vita carcerata. E allora quell'anelito, tante volte stasera è saltata fuori la parola, la nostra esistenza come un'invocazione ad una liberazione forte. Ecco, in questo senso, se abbiamo questo atteggiamento fondamentale, poi riusciamo a superare anche un po' le altre fatiche, penso. Dopo, grazie. Prego, ciao e grazie. Complimenti.